Il Movimento 5 Stelle ha lavoro sulla definizione delle regole per le candidature da Milano, dove prosegue il suo tour nel nord del paese. Di Maio replica Berlusconi, faremo noi la rivoluzione liberale. Claudia Mazzola. Avanti con la campagna del nord, perché è qui che il movimento è elettoralmente più debole. Per Di Maio a Milano agenda fitta, vigili del fuoco, salone dell'auto e piccola imprenditoria. È soprattutto a loro che si rivolge con proposte mirate, a partire da una riforma fiscale che alleggerisca il costo del lavoro a carico dell'impresa e lancia la sfida al centrodestra. Berlusconi è un simpatico signore e sa fare ancora battute. Peccato che 20 anni fa doveva fare una rivoluzione liberale che non ha mai fatto. Mio padre lo ha votato per questo. Adesso questa rivoluzione liberale la faremo noi. Noi crediamo che non ci debbano essere tasse sulla casa, che la tassa di successione sia una norma illiberale. No alla reintroduzione di patrimoniali, prosegue Di Maio, attento a non spingere su misure impopolari. Nei prossimi giorni non si escludono incontri con Confindustria. Parliamo con tutti, il mantra del movimento che punta al governo. Nella prospettiva elettorale l'obiettivo è chiaro, risultare determinanti nello scacchiere politico post-voto. In settimana per i vertici il focus è ancora sulle regole per le candidature, dossier delicato. Chi tenta il secondo giro vorrebbe criteri che garantiscano, ma Davide Casaleggio sulla scia del padre è orientato a regole uguali per tutti. Il rischio è ricominciare da capo con una classe dirigente da formare, con un gruppo parlamentare che resta un'incognita.